14, 30, Stefano Bassi. Iniziata Alperia Black Devils contro Cassano Magnago, primo possesso della partita per gli altoatesini che prova a replicare e lo fa in maniera eccellente l'Alperia Black Devils con l'ottimo movimento sulla linea dei 6 metri. Palleggio di Guayo Glesic con il difensore addosso riesce a metterla dentro sfruttando la sua fisicità, la sua squadra. Savini, giro di schiena con la mano sinistra, un gol stratosferico. Piotto poi prova a lasciarsi cadere Romei, non c'è fallo, contropiede Branca che questa volta non fallisce da posizione centrale. Cassano Magnago in elevazione dalla distanza, Ratko Starcevic per pareggiare con possibilità di andare in contropiede, l'imbeccata per Bassanese che arriva sui 6 metri e trova il gol del 21-19. L'elevazione, la palla larga, Cuello che ha spazio per prendere la mira, secondo palo, gran gol per il vantaggio di Merano, 25-24. Seguiamo l'attacco per Merano, la palla dentro, Raffiner prova a risalire, poi gran passaggio dentro per Romei, assist fantastico di Raffiner. Si va da Moretti che prova con lo scavalcamento, arriva sui 6 metri, dentro il gol di Alessio Moretti, deve ripiegare intanto veloce. Rigori o Merano in finale? Ci prova e c'è il muro di Tommaso Romei e dopo 16 anni il Merano torna a giocarsi una finale di Coppa Italia battendo il Cassano Magnago 27-26.